paratubercolosi è una malattia trasmissibile nel bovino, infettiva e contagiosa, che per le sue caratteristiche ha un impatto forte sulla produzione, sull'economia della produzione bovina, sia di latte che di carne a livello nazionale, ma soprattutto della produzione del latte. Università degli Studi di Milano, siamo nel corridoio dei preparati anatomici e l'argomento di oggi è paratubercolosi. Sì, perché si è tenuto oggi, 27 gennaio 2023, il 9° congresso nazionale sulla paratubercolosi. Da tanti anni si lotta contro la malattia e la regione Lombardia è sicuramente una delle regioni più avanzate da questo punto di vista. Proprio per questo è proprio in Lombardia, qui all'Università di Milano, che si è tenuto il 9° congresso nazionale sulla paratubercolosi. È ormai anni che seguo questo tema, ho fatto tanti video sul canale per spiegare agli allevatori e veterinari l'importanza del monitoraggio e del controllo della malattia. Bene, oggi molti relatori hanno spiegato cosa è successo negli ultimi anni a livello di piani di controllo, piani di certificazione. Non posso riassumere tutto in questo video, quindi vi consiglio di andare a vedere alcune risorse. Ve le ho scritte qui nella descrizione di questo video. Sono dei video esplicativi che raccontano il controllo della malattia negli allevamenti e sono video che permettono di far capire agli allevatori quanto è importante diagnosticare precocemente la presenza o assenza della malattia in allevamento e di come procedere poi al monitoraggio e al controllo per ridurre i danni economici. Quindi se sei un allevatore e sei interessato dal problema paratubercolosi, ti consiglio di andare a vedere il video. Un altro tema fondamentale è come i vari agenti della gli stakeholder, quindi istituti zooprofilattici, università, veterinari delle ASL e liberi professionisti, siano stati in questi anni accanto agli allevatori per il controllo della malattia. Forse per chi non è addetto al settore non si riesce a comprendere l'importanza di questo tema. Chiaramente la malattia che colpisce il bovino e in forma clinica il bovino adulto si manifesta con dei sintomi particolari che sono diarrea cronica, cachessia, produzione ridotta di latte. Ma questi sono i sintomi degli animali punta di iceberg del problema. In questi anni con i miei allevatori ho fatto numerosi incontri formativi e informativi che ci hanno consentito di ridurre in maniera significativa la prevalenza negli allevamenti. Quindi il mio consiglio è formati, informati e inizia ad agire col tuo veterinario per la riduzione della presenza della malattia in allevamento applicando delle semplici norme di biosicurezza e di igiene, nonché il test degli animali su sangue o su latte per identificare i positivi. Spero che questo video vi sia stato interessante e utile, mi raccomando, andate a vedere tutte le risorse che vi pubblico qui alla fine di questo video, in altri video correlati che ho fatto in passato e che spiegano tanto su questa malattia che deve essere per forza controllata negli allevamenti moderni, non solo di bovini da latte ma anche di ovi caprini.